Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi un nuovo vlog. Come avrete capito, ormai siamo vlog, 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 vlog. Allora, adesso vi faccio vedere quello che ho preso da Amazon. Vi lascerò il link qua sotto nel caso vi interessasse per prenderlo anche a voi. Niente, devo dire che poi vedrete. Comunque, ve lo dico mentre ve lo faccio vedere. Allora, ho preso 6 di questi latte alle mandorle della marca Soyfruit, è biologico perché ho deciso di levare tutti i latticini dalla mia dieta per vedere, perché vedo che mi danno un po' fastidio. E poi ho preso per fare i miei dolcetti fit questo pacchetto con tante formine. Adesso le apro e le vediamo assieme quali ci sono. Ecco, le abbiamo divise tutte quante con l'aiuto delle bambine. Guardate che belle. Ah, oh, quelli non l'avevo visti. Sono Cioè, quadrati. qui c'è a forma di cuore, di stella, poi qui, boh, siamo al lampadario, ma. Poi qui c'è un fiore, una margherita, credo. Un girasole. Guardate che bello. Questo qui, vedete, viene così, ma siamo al lampadario, va. Poi la stella, vabbè, la stella, il cuore è un cuore. Poi c'è la rosellina, qui le ciambelline. Poi questi qua sono normali, questi qua invece sono quadrati. Non mi ricordo quanto li ho pagati, ve lo lascio scritto in sovraimpressione, sia questi che erano tutti assieme, sia il latte. E comunque vi lascio il link, come vi ho detto prima, sotto in descrizione. Adesso prepariamo il pranzo, che dopo dobbiamo uscire. Ci Allora, vediamo vi avevo dopo, detto ciao. che dovevamo scendere, abbiamo lasciato la macchina là del nostro vicino al distributore. Noi abbiamo praticamente fatto tutto il perimetro della rotonda per arrivare fino qui, che poi è dove c'è l'Eurospin. Quindi adesso andiamo di là e andiamo, cerchiamo l'ombra perché fa veramente tanto caldo. Ci siete? E andiamo verso Teddy Tigotà, perché dobbiamo aspettare un po' prima che la macchina è pronta, e quindi facciamo così, non è che possiamo stare lì al sole, insomma. Ecco, quindi andiamo a fare un giro e boh. Scusate, con un cappellino mio, ovviamente, della Juventus. E poi ci sono, non so se vi sto prendendo, se vi sto prendendo un Sì, a me cappellino. sì, a Giada no. Ah, perché, no, perché vedevo il riflesso. Poi ci Quindi si sono. vede solo a me. Ecco, Sì, e Giada? Ah, adesso sì. ok. E niente, quindi adesso cerchiamo l'ombra perché sotto il sole fa caldo. Ci sono 250 miliardi di gradi. E quindi, Quando siamo all'ombra io mi levo il cappellino. quando poi siamo da Teddy, vi faccio vedere un po'. Pia, ovviamente, è con noi anche lei e sta dormendo. Non so se riuscite a vederla. C'è pomodoro, senti? Ecco. Sta dormendo, però mi vuole aiutare. Già. A dopo. Che bella che quando dorme. Ok. Ci siete, bambine? Adesso potete andare a. No, adesso dobbiamo attraversare di nuovo. Solo che adesso non so dov'è che c'è l'ombra. Negli alberi c'è Se è l'ombra. il sole di qua, no. Il sole è qua. L'ombra è là. Per Noi dobbiamo andare di là. prendere un po' d'ombra, sì, perché lì è tutta al sole, secondo Diego, ci potevi fare una tonda. me. Vabbè. Abbiamo trovato un po' d'ombra. Adesso ripartiamo. Come Voglio ribruciarmi i piedi, già mi stanno no? bruciando Sali, qua la adesso. strada è tutta all'ombra, No, dato che c'è il marciapiede. sì, perché c'è la casa. Dai, andiamo, forza, andate pure avanti voi. Occhio se ci sono degli attraversamenti. No, mamma, Vuoi non metterlo qua andiamo. sotto lo zainetto di Pia? Vai, 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 faccio da sola, vai. Non correte però, eh. E state più all'ombra che potete. Perché?
Perché fa caldo? Vabbè, un pezzettino. Mamma, cos'è questo? Sono dei container, grazie. Mamma, se mi ti fermi un attimo ti metti il capellino. No, me lo sono tolto apposta perché mi faceva sudare. È bella l'estate perché ci sono le farfalle, io non le ho mai viste, le farfalle. Andiamo avanti. Da lì. Andiamo. Sì, andiamo. Sarebbe bellissimo abitare vicino agli Eurospin. Così facciamo una piccola camminata e possiamo arrivare agli Eurospin. Wow, qua è lì. Marciapiede. Ma tanto non c'è nessuno. Se volete metterla, la tenete al braccio in modo che poi ve la mettete su nel caso di necessità. La mettiamo dopo. Sì, in macchina. Tanto nella borsa l'avete, no? Ah, sì. Per favore, possiamo allora, cambiare? Prima sosta, ci siamo fermati al bar di fronte alla stazione. Pia stava dormendo, infatti è fradicia. Adesso beve un po' d'acqua, poi le diamo un po' anche di tè. Io, perché loro se lo sono già bevuto tutto quanto. E poi tra un pochino ripartiamo. Tanto non abbiamo fretta, possiamo fare con calma. Cosa fai? Infatti adesso edito un attimo il video, così ve lo faccio uscire. Così non vi lascio senza. Piano, eh? Aspetta. Sono già le 6. Sono già le 5. Vai da davanti. La folla.
aspetta, Evita l'acqua, non c'è. No, no. Ma va, va. Vuoi spingere un po' via? Sì, andiamo. Wow, ci dovrebbe essere qualcosa di me contro te, perché ha detto che ci vediamo tutti. Ciao. Andiamo. Sto guardando la blanca quanto costa. Mamma, prima contro te mi ha detto che era tutta l'edicola. Sì. E invece non c'è nulla in quella. C'è, non ti preoccupare. Magari non li ha esposti. No, no. Ci siamo sposati proprio qui, nella chiesa Madonna Pellegrina. Ma era più bella? No, era così. Dentro è molto bella. È bello il giorno di vacanza. E finalmente siamo arrivati, diciamo, a destinazione. Adesso questo pezzo purtroppo è al sole. Quindi, levatevi pure la mascherina adesso, perché già siamo al sole. Poi se vuoi posare la tua borsa, se vuoi te la tengo io, voglia di spingere tu Pia, un po'. Sì, però tu mi devi tenere la borsa. Certo. E non mi devi rubare i soldi. No, non ti rubi i soldi. E se vuoi prenditi un ciclo. Non mi prendo un ciclo. Andiamo. Andiamo! Di qua, Di qui, Giara! Attraversiamo! Di lì dobbiamo andare! Ma no, dobbiamo andare di lì, su marciapiede! Si gira! Poi attraversiamo la... Ah. Ma no, mi sembra il sole uguale! Oh, scusate! C'è il cappellino? Sì, ma c'era là. Attraversiamo lì poi, dove ci sono quelle altre strisce. Io mi metto qua. No, devi passare nella parte pedonale, non lì. Perché qua cosa ci si mette? Lì è per l'acqua, quando piove tanto. Vedi, così almeno viene giù di lì, va giù dai tombini. E la strada non si allaga. Giusto.
Dai, gira che ci sono io, vai. Una mattina stava venendo su, ma poi ha girato. Perché abitano in questo maestosissimo palazzo. Wow. Lì invece è la chiesa, la Madonna Pellegrina. E questo palazzo l'hanno fatto nuovo, non da tanto. È veramente maestoso. Ma fuori dove c'è la fontanella oppure nella chiesa? No, dentro la chiesa ci sposiamo, nella fontanella. Dai, andiamo. Dove andiamo? Dobbiamo andare su. Su. Ah, non riesco a girare. Siamo noi. Siamo noi, ragazzi, e la donna. Questi pantaloni non mi piacciono neanche un po', sappiate. Madonna, qui c'è Pia, abbiamo preso 3 bottigliette d'acqua, adesso Sabina e Giada sono in bagno e io e Pia ritiriamo l'acqua. Ah, lì guarda, c'è la borraccetta col portamerende. Ah, guarda, qui ci sono contenitori, calce, guarda, calce monocromatiche. Sono grigio, grigio, di grigio, bianco, nero e viola. Prendiamo queste calze. Dai! Queste che servono, perché non sono. Prendiamo queste, tutte nere. Via queste. Via queste. Altre. Quelle. Ci serve 35, 38. E 39,42. Ok. 40. Prendiamo un altro. Permesso. E un altro 35,30. Ok. Calze prese tutte nere. Così facciamo veloce. Chissà quanto è pulita. Dai! No, vabbè, adesso ne facciamo una. Mi raccomando, eh?
siete? Ferme, eh? Ok. Grazie. Potete passare davanti? Andando a recuperare la macchina, doveva venirci a prendere il mio vicino, ma come vi dicevo è bloccato in autostrada e quindi dobbiamo tornare a piedi, però facciamo, vabbè, una strada più corta, quindi è perché col passeggino lì non passa, quindi ci metteremo di meno a tornare dalla macchina. Prima invece, siccome era molto presto, ho fatto un altro giro perché sennò se facevamo questo un po' più corto prendevamo il sole tutto il tempo. Ci sono le bambine, ci sono delle macchine, perciò devo tenere la visuale un po' bassa. Volevo farvi vedere questa strada che praticamente si passa davanti alla chiesa evangelica che hanno fatto, ma in realtà non tantissimo tempo fa. È quella lì dove ci sappiamo il pastore è il papà di un compagno di Manuel di prima e che andava con lui alle elementari e una compagna di Sabrina, poi si sono trasferiti quindi non vanno più a scuola. Questa qui è la chiesa. E poi invece subito dopo di fianco, vi faccio vedere, vedete lì c'è la chiesa evangelica, lì ci sono invece i vigili del fuoco e volevamo che i bambini, io e Maurizio, portarli per visitare la caserma perché ci piace molto Chicago Fire, queste serie così che parlano dei vigili del fuoco, e volevamo portarli a visitare la caserma, farli vedere da vicino e anche da dentro, diciamo, un camion. E niente, qui c'è un portone aperto, oggi ci sono i due camion che si vedono. Prima non c'erano. No, erano chiuse. E basta, là invece ci sono dei capannoni e qui c'è dell'erba. E niente. Ci andiamo. Adesso camminiamo e poi vi faccio vedere quando arriviamo di nuovo vicino all'Eurospin, insomma. E te spingere tu, no? Comunque adesso non fa più tanto caldo e poi c'è anche un po' di arietta. È un peccato che ci sono tanti capannoni. E come vedete sono tutti rovinati e non li mettono a posto, non ci fanno niente, è un peccato. C'è un sacco di spazio sprecato, poi ne creano di nuovi. Perché non cammini? Sì, a rallentatore, così arriviamo a prendere la macchina dopo domani. Comunque stamattina ho fatto il workout che dovevo fare ieri perché... Ieri siamo stati... C'è una grondia di morti. Siamo stati in giro tutto il giorno e quindi poi non sono riuscita a farlo. Quindi l'ho fatto solo a termine, assolutamente. Cioè proprio non c'è possibilità di sgarro questa volta. Anche con l'alimentazione, come avete visto, aspettate, non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Qui c'è Pia, qui vendono la legna e delle altre cose, non so, questi capannoni però almeno sono utilizzati. No.
Ah, che questa volta no. Ah no, che come avete visto anche al McDonald's ho preso il formaggio, perché stamattina di avocado ne ho mangiato. Cioè la porzione praticamente sarebbe un quarto di avocado, io ho mangiato metà di un quarto. E quindi avevo ancora un po' di blu e ho preso il formaggio grana. E poi in più... È troppo difficile. Sei tu che l'hai voluta spingere. E poi in più ho preso anche due fette di melone e quindi anche con l'alimentazione già ieri ho sgarrato e questa volta invece oggi ho cercato di stare brava, di stare nell'alimentazione. E comunque siamo già a un buon punto della strada, tra un pochino siamo arrivate e è buono. Questa macchina è a 5 posti. Fa caldo. Mamma, caldo. Anche questa macchina è qualcosa per il sole. Sì. Solo che è andata giù. Però dovrebbe stare, io non ho capito, io non conosco queste cose, non l'ho mai avuto. Non lo so come funzionano. Sapete quei parasole argentati che si mettono sopra in modo che la macchina non si scalda troppo qua? Non ne abbiamo mai avuti per le nostre macchine. Possiamo andare un po' più a lato, per piacere? Grazie. Ok. Va bene. Era troppo difficile. E sei tu che hai voluto spingerlo? Tu mi hai chiesto di spingerlo. Quel passeggero è incontrollabile. Sabri, per favore vai avanti, grazie, perché se stai dietro non ti vedo. Niente, comunque siamo abbastanza vicini, per fortuna c'è tanto tanto all'ombra, perciò non... Se riescono a schiacciare. Wow! Mi ricordo che qua lavorava lo zio Filippo. Ma cosa dici? Non lavora qui? Dove lavora? Non lo so, non qui. A Visone, insieme allo zio Salvatore. Non qua. Da quanto tempo è che non vedo lo zio Salvatore? Un po'. Vabbè. Lì ci sono i murales. Che poi a me piacciono, cioè se sono fatti bene, tipo qua, non so come farvela vedere, vedete c'è la bomboletta e poi c'è la scritta, cioè è fatto bene, carino. Io se avessi una casa più grande, tipo io me lo farei fare un murale. C'è un nostro amico, più di Maurizio che mio, diciamo che è un po' di tutte e due, che disegna benissimo. Ci ha fatto un disegno quando avevamo fatto 2 anni di fidanzamento, che stavamo assieme, e lui disegna veramente benissimo. Si chiama Mario, ma non so se lui guarda i nostri video. Comunque io lo saluto lo stesso. Ciao zio Mario! E lui disegna veramente bene. Da lui un murales me lo sarei fatto fare sulla casa. Però vabbè, non ho muri abbastanza grandi per farlo fuori, quindi diventa un casino. E niente, siamo quasi arrivati. Insieme a Guido, che sa che non può stare sul tavolo, ecco, infatti è sceso, ha fatto cadere tutto. Adesso raccolgo. Volevo farvi vedere quello che abbiamo preso da Teddy. Allora, ho preso questi elastici piccini insieme a questi grandi neri, perché mi serviranno per Giorgia, perché come vi dicevo il 4 di agosto ha uno spettacolo e dovrò farle i capelli e quindi mi servivano questi. Invece questi piccini li ho presi perché vorrei fare le treccine alle bambine. Poi abbiamo preso anche questi qua, che hanno sia gli elastici che delle bellissime mollettine che potrei anche mettermi io per sistemare i miei capelli, delle mollette nere
50 mollette nere a un euro. È praticamente, ma in Italia anche queste qua. Invece ci sono delle cose che magari certe volte cambiano come prezzo in base al paese dove si è. Poi ho preso le calze. Scusatemi, la bambina sta prendendo i Big Bubble. Ho preso queste calze nere che vi ho fatto vedere, anche l'avete vista mentre le prendevo. Queste sono per Giorgia. Insieme a queste qua invece sono per Manuel, sono lo stesso numero, 39,42. E poi invece queste qui sono, diciamo, per me e queste qua per Gabriele. Mancano ancora per le bambine e per Maurizio. Però per le bambine non c'era il numero, per Maurizio prenderò un altro di questi perché, come dicevo, sono 10 paia, così almeno sono tutte uguali. E basta che siano grandi uguali, le possiamo accoppiare velocemente perché sono stufa di stare lì ore e ore ad accoppiare le calze. Sta prendendo la mia borsa. Poi una spazzola, ho preso questa qua, c'è la mia sorella, ha detto che va molto bene, allora ho provato a prenderla per Giorgia. Mi sono presa una borraccia nuova nera, così. Questa qui l'ho pagata 4,50 euro da 850 ml. Poi delle pile per la bilancia perché si sono scaricate e non funzionava più. Poi qui c'era il cavo per il telefono di Manuel. Una acqua in cartone, mai vista, poi vi farò sapere se è anche buona. E poi per le bambine che me le hanno chieste ho preso questa lavagnetta con i gessetti e quest'altra invece con il pennarellino. E così possono giocare alla maestra praticamente. E niente, questo qua è tutto quello che abbiamo preso lì da Teddy. E fatemi sapere se anche voi avete Teddy. Se vi piace, se avete qualche cosa da consigliarci. E niente, adesso vado ad aprire alle bambine e Ce ci la vediamo. diamo. Cena di Pia. Abbiamo fatto dei fusillini, quelli lì dell'Eurospin, con pomodori, olive e tonno.